la curiosità di capire se già preesiste, come si cattura questa musica, allora come funziona il processo creativo? Devo dire il 90% per essere buono, diciamo così, dei musicisti conosce bene questo processo e i musicisti onesti sanno bene che spesse volte arrivano dei regali che non sono nostri, non appartengono alla nostra personalità e sono cose che ti arrivano, no? Che stanno nell'aria. E quindi questa operazione, come si cattura? Nel senso, io per esempio... Destrutturazione. Con una... No, sono, è come se tu dicessi a una donna che fa ricamo, fa, ma come fa? Con l'ago, ecco, noi abbiamo il pensiero. Quindi diciamo, non è un vero e proprio atto creativo dal nulla, è un'operazione di ascolto, cioè esiste una musica... Tutto esiste, tutto esiste. E tutto questo nel film... Non ci può essere niente di nuovo, capito? Uh-huh. Impossibile. E questa, a parte che è un'idea molto interessante che sarebbe piacevole approfondire, questa idea del fatto che non esiste il nuovo, che il nuovo non esiste ma che tutto esiste, però questa idea anche della sonorità, Musikanten è un film fortemente sonoro, dove proprio il suono ha una dimensione predominante e si sposa con l'immagine in un modo veramente molto, molto originale e ha anche a che fare con questo percorso esistenziale di Beethoven, perché proprio questa fase drammatica della sua vita che tu hai deciso di raccontare coincide con la sua sordità. E allora questa idea è proprio l'idea portante del film, questa del suono, alla base della vita di quest'uomo. Cioè, perché tu hai deciso di raccontare quel momento di Beethoven in questo film? Perché un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica, voglio dire anche Handel ha avuto la stessa, una cosa che in pochi sanno, direi pochissimi, che sia Handel che Bach sono stati tutti e due accecati dal signor Taylor, un pezzente che andava in giro a fare operazioni agli occhi, aveva anche gli strumenti che erano pieni di sporcizia, di batteri, tutto quello che c'è, no? Ed è incredibile che abbiano sofferto per una cosa di questo tipo, no? Beethoven era uno di quelli che aveva una vitalità che a poco è diventata esplosiva proprio perché lui è entrato in un mondo come possiamo dire oggi di autismo, no? Guardava le labbra, riusciva a decodificare, ma per lui era una sofferenza incredibile non sentire più il suono, per cui metteva l'orecchio, a volte non c'era niente da fare, no? E poi ci si abitua anche alle cose più tremende. Vediamo allora cosa succede nella vita di Beethoven e soprattutto il modo veramente molto suggestivo in cui tu sei riuscito a raccontarlo, sposando l'uso dell'immagine con un uso particolarissimo del suono. Vediamo quest'altra clip. Ti ringrazio molto di essere venuto a visitarmi. Sono già 2 anni che evito la vita sociale. Le orecchie mi fischiano, mi ronzano, senza sosta, notte e giorno. E questo è successo a me, musicista. È ingiusto! A volte maledico chi mi ha dato l'esistenza! Ludwig! 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 Ascolta! Ho pensato invece che è come se il destino, impedendoti di udire i rumori del giorno, le parole idiote e oscene che si scambiano gli esseri umani, ti abbia collocato in quest'aura
dove tu vivi con i tuoi suoni. Perdonami, Ludwig, ma io credo che tutto ciò faccia parte del tuo eccezionale destino, che toglie agli altri suoni il diritto di esistere. Ludwig. È sicuro? Maestro, sappiamo che nella ghirlanda delle sue impareggiabili sinfonie spicca un nuovo fiore. Lo mostri, al più presto. Dobbiamo forse dirti quale dispiacere ci procuri da tempo il tuo vivere a Bardano. Meglio con disprezzo. Una non nobile arte, occupare la terra tedesca, sono in molti a soffrire di astinenza. È sicuro che tutti noi siamo convinti che la tua ultima sinfonia potrebbe fruttare anche un ottimo incasso e avere senz'altro un grande successo. Non sono separato dal mondo, né da quelli che mi amano come voi credete. Ho qui un quaderno. Potrete comunicare con me per iscritto. Schindler! Tutti gli anni, come rinverdivano i medici ciliegi, e i prati si vestivano d'erbe e di fiori, e il pallido sole di Vienna incominciava a sorridere sul lungo inverno della capitale, Beethoven scappava in campagna. Erano vere e proprie fughe, cui lo costringeva un bisogno irresistibile d'aria pura, di colori vividi, di solitudine. Girava per i campi, si sdraiava in riva ai fossati e ai ruscelli, riprendeva a camminare parlando tra sé, agitando le braccia, gesticolando. Si fermava a segnare qualche pensiero musicale in un suo libretto che non abbandonava mai. Al buio non si vede niente.